grande sfida tra i due giocatori forse più spettacolari della prima fase, che sono Claudio Echeverri, che tu prima, Gaia, non hai visto segnare 4 gol alla Juve, di cui uno straordinario alla Del Piero contro la Juve, quindi ancora più valore, eppure il nostro caro amico O'Neill, che insomma ha fatto altrettanto, no, ne ha fatti 3 in realtà, 3 nei 10 gol rifilati allo United, Ajax che ha dato davvero spettacolo in maniera continua per 40 minuti questa mattina, una giornata evidentemente di grande ispirazione per la squadra olandese, ma attenzione al River, perché a parte Echeverri è la classica squadra argentina che non molla una palla, lotta su tutti i palloni, spesso eccede anche in qualche entrata un po' ruvida, non hanno ancora magari consapevolezza questi bambini di quanto si possa far male a un avversario. Si sono viste un po' di botte sia ieri con Lugano che quest'oggi con la Juve, con conseguenti code polemiche anche a bordo campo. Speriamo che stavolta vada tutto bene, anche perché è un quarto di finale, ancora più accesa la competizione. La gara del River Plate. Primo pallone sarà per l'Ajax. O'Neill parte dalla panchina, in campo invece con Adu titolare. Winters, anche lui cerca subito il pallone filtrante per Strock. Facile qui la presa del portiere Jarosevic del River Plate, con chiare origini direi polacche, o meglio abbiamo detto polacche. Chiare, vediamo se saranno chiare. Noi supponiamo che sia polacco. Vediamo. C'è una lunga tradizione di portieri sudamericani con origini europee, quindi perché no? Ancora Strock che va alla ricerca del pallone, poi però chiude bene per un istante River Plate, che adesso tenta l'assalto con questo tentativo e il gol da parte di Echeverri, ancora lui mi pare. Mi sembra il numero 12 in realtà, ecco. No, fermi tutti, c'è stato forse un cambio di... Ma no, numero 8 credo. 50 secondi per passare avanti. Il 10, ecco, 10, si vedeva male, le solite maglie che non si capiscono i numeri. Barreto, Elias Barreto. Elias Barreto 1-0 River. E allora sorpresa dopo 50 secondi, forse un po' sorpresa ma sì, neanche troppo. Dopo un minuto passa il River Plate alla prima vera azione con Barreto. Diciamo che preferivo le maglie schierate, con, insomma, indossate contro la Juve, che con i numeri nere, molto, esatto, molto chiari. Qui insomma il grigio su bianco e rosso un po'. Attenzione confonde, però, attenzione. Ancora un'occasione, il 2-0 del River Plate. Passano soltanto 20 secondi e Echeverri, sempre più protagonista di questo torneo, al secondo minuto è 2-0 River Plate, incredibile. No, clamoroso, 1:30 è passato, neanche 2 minuti, Echeverri va via velocissimo, un giocatore che ha una qualità nel suo piede destro pazzesca e soprattutto tutte le volte che è arrivato davanti al portiere non sbaglia mai. Anche oggi con la Juve ha fatto, a parte quel gol che dicevo, 3 gol simili. È un giocatore che è a quota 7 in classifica marcatori, nettamente capocannoniere di questo torneo. C'è da dire che Mursillo Fernandez non ha giocato con l'Atletico Madrid nella partita contro il Krasnodar, però, e quindi non ha avuto la possibilità, diciamo, di incrementare il proprio bottino. Inizio clamoroso però, Gaia, sì, 2-0 con 2 minuti contro l'Ajax, non l'avrei neanche potuto immaginare. No. E adesso vediamo come reagisce una squadra come l'Ajax, che insomma ha fatto tanti gol nella prima fase, ne ha fatti 15 in 3 partite, dunque media di 5 a partita, non ha problemi a segnare, magari però dovrà accelerare un po', e River non regala nulla a questo punto. Winters riesce a toccare il pallone in rimessa laterale in favore del River Plate, che naturalmente si prende tutto il tempo del mondo. Numero 2 Villalba. Winters con Adu, ancora Winters, largo Strock col pallone per il 15. Strock vuole accentrarsi, viene chiuso però ottimamente in mezzo al campo, ancora una volta con la ripartenza immediata da parte del River Plate. Guardate dove deve uscire il portiere dell'Ajax, Schreuder, per evitare. Ancora su Barreto, che era sfuggito alla difesa dell'Ajax, un po' lenta, un po' distratta. Velocità pazzesca sia di Barreto che di Echeverri. Oggi ora in panchina il numero 13 Dadin, che è un po' più grosso fisicamente, anche il 9 Ruberto, sono attaccanti più fisici, questi due sono molto veloci e credo che Revir l'abbia preparata molto bene proprio a livello di caratteristiche degli attaccanti questa partita. Risultato finora gli sta dando ragione. Sì, ci sono bravi tutti a parlare sul 2-0, hai ragione anche tu, però insomma va detto che due contropiedi, due gol. Attenzione alla punizione adesso. Echeverri. Eh già. Guarda la porta, attenzione. Parte Echeverri, la guarda ma non la trova. Il pallone finisce alto sopra la traversa. E allora Schreuder invece va di corsa a
rimettere subito in gioco il pallone. Il rilancio verso Strock, la consueta strategia dell'Ajax per evitare il fallo. Vi ricordo che non si può calciare il pallone dalla rimessa dal fondo direttamente al di là della linea di centrocampo, e allora Schreuder se la fa passare come sempre da un suo compagno e poi calcia lontano alla ricerca dell'altissimo fisicato Strock. Ora Angi che lotta e alla fine riesce ad avere la meglio. Poi Van der Graaf cerca Konadu, ma ferma il gioco l'arbitro. Tu dici che ci vuole già O'Neill in campo dopo 5 minuti dell'Ajax? Insomma, non capisco che peraltro dici? Perché ci non cominci pensando. Lui, ma comunque. È la terza volta consecutiva che non comincia, anche contro il Manchester era partito, poi ha fatto diciamo un po' quello che voleva nella secondo tempo, ha segnato tre gol, ha fatto un assist. Ma anche ieri con l'Atletico è partito, è uguale era partito ieri l'Ajax con l'Atletico, cioè dopo 5 minuti era sotto 2-0. Insomma, un po' un problemi di approccio per questa squadra che insomma soffre un po' il calcio ispanico, il calcio latino. Atletico e River l'hanno messa in difficoltà, e vediamo, perché River adesso non è davvero una squadra che ha una cattiveria agonistica, si è detto in chiave positiva. Una concentrazione, infatti cominciamo già a vedere i primi giocatori fortunati dell'Ajax, che è un po' una caratteristica del gioco del River, quello di non andare troppo per il sottile. Van der Graaf, giocatore fondamentale per l'Ajax, sarebbe una grave perdita, chissà. Caviglia mi sembra anche per lui, no? Forse solo una botta però, perché vedo del ghiaccio. Intanto Schreuder per questo calcio di punizione. Già il cambio però, sta per entrare il numero 3. Van der San. Schreuder, palla dentro, e Echeverri a chiudere. Angie, pari. È per far capire che anche il calcio olandese, per quanto spettacolare, riesce a essere rude altrettanto quanto quello argentino. Sì, non mi sembra una bella idea quella di metterla già dopo 6 minuti su questo piano per l'Ajax. Comunque, è stato credo il numero 2, Lioe, a restituire il colpo all'avversario. Si gioca poco adesso, da qualche minuto tanti falli, tante interruzioni, il gioco latita e l'Ajax questo ovviamente non deve cadere, che non è una strategia ovviamente, a 10 anni non è che si abbia una strategia per perdere tempo, però insomma il gioco del River è quello ideale adesso, una squadra che lotta, che difende, che corre, che morde le caviglie, e l'Ajax magari ha bisogno un po' più di essere più sereno per sviluppare il suo bellissimo gioco che abbiamo apprezzato nel girone. Adesso Ugvu che però perde palla con un errore nel passaggio, con Adu non riesce a controllare. Nuovamente Barreto, l'autore del gol del vantaggio dell'1-0 dopo 50 secondi, poi è arrivato 2-0 con Echeverri. Winter schiede palla a Ugvu che invece decide per la rimessa lunga, anzi no, ha cambiato idea una cosa come 3 volte. Ora alla fine trova Konadu, perde palla l'Ajax ma la recupera con una buona caparbietà da parte di Winters, dietro per Van der San che ha un buon break, poi però perde il pallone. Intanto Gaia, ti informo che il numero 3, contrariamente a quanto credevamo per un giorno e mezzo, si chiama De Reuter, e dunque benissimo. C'è un cambio nella distinta che, De Reuter, che mi sembra notevole. Direi abbastanza decisivo. Ora Winters, il filtrante per Ugvu, che spero si chiami Ugvu, sì. Tra l'altro si chiama Precious Joel Uche Chukwu Ugvu. Allora lo chiameremo Ugvu, direi anche per la nostra per semplicità. E il numero 7 si chiama invece Verkoil e non più Van der Falk, ma Verkoil. Non credo abbiano cambiato nome nel corso della giornata. Ma non esistono quindi quegli altri? Non so, noi ci hanno dato nomi sbagliati in questi giorni, ma comunque alla fine basta capire. Tra l'altro hanno anche segnato dei gol, questi sette, questi allora 3. Li dovremo riassegnare, che il primo gol dell'Ajax stamattina non è di Van der San ma è di De Reuter. Siamo sicuri peraltro che sia la stessa persona, tu te lo ricordi bene? Sì, è lui. Joey Tristan De Reuter, sì assolutamente, direi che coincide l'identikit. 8 minuti e 30, River avanti 2-0 per l'Ajax, va detto Gaia, nessuna occasione, questo no. È un po' il solito per una squadra che ne ha sempre costruite moltissime. Direi che il giocatore in panchina con le treccioline dovrà prima o poi essere messo in campo. E allora Konadu perde il pallone,
Lo recupera ancora l'Ajax. Ugwu, buon break da parte di Ugwu, palla dietro Angie. Cerca di tirare, in realtà diventa un passaggio per Konadu, ma River Plate che chiude e riparte immediatamente. Guardate il portiere Schroeder alla Manuel Neuer, era addirittura quasi a metà campo. Prima ancora il portiere olandese anni 70 che imposero la tradizione del portiere quasi volante, e lui diciamo ne è degno erede almeno in questo intervento. Alla Higuita in questo caso, quindi anni 70. Sì, più o meno. Ajax che non ha ancora costruito occasioni, River sta facendo esattamente quello che sa fare meglio, ovvero un po' sporcare il gioco con continui duelli a tutto campo che rendono un po' complicato il gioco alla formazione olandese. Siamo già al decimo minuto, inquadrato O'Neill, non è un'inquadratura sbagliata perché è il giocatore che immaginiamo tutti di vedere inizio secondo tempo, magari anche prima. Anche no? Prima credo. Magari, ah, Konadu, Ugwu. Buono il break da parte di Ugwu, Konadu, e qui si divora il gol Ugwu probabilmente perché era lui. Allora ancora una possibilità per il River Plate col pallonetto, sarebbe stato un euro gol anche questo per gli argentini. Ancora con Barreto mi pare. Sì. Prima bravissimo Jarosevic sull'occasione, la prima occasione dell'Ajax, grande occasione. Portiere che non ha giocato quest'oggi contro la Juventus, ha giocato a sorpresa il numero 12 Tejada e invece si è stato riproposto al suo posto adesso contro l'Ajax. Pallone di De Reuter all'indietro, ci prova ancora l'Ajax che ora ha iniziato a giocare, ha creato delle buone occasioni, una su tutte. Angie perde però il controllo palla e qui un errore da parte di Barreto che poteva servire Echeverri, invece serve Schroeder. Attenzione adesso a Strock, pallone per Konadu e ancora la grande parata di Jarosevic che esce e col volume del suo corpo chiude lo specchio a Konadu che non riesce a superarlo, poi Strock non arriva per il tap-in, c'è una deviazione, sarà rimessa laterale, rivediamo la grande occasione dell'Ajax. Si è disperata tutta la panchina olandese, ma l'Ajax da due minuti ha un po' cominciato a prendere le misure all'avversario e adesso immagino che sarà una specie di replay di quello che abbiamo visto ieri, Gaia, con l'assedio all'Atletico durato quasi tutta la partita, col pareggio alla fine, ma dopo la fine è arrivato il 3-2, quindi l'Ajax deve evitare l'epilogo. Il punteggio però è simile, 0-2, adesso ci aspettiamo che l'Ajax continui questo attacco, questa pressione costante. Strock per Winters, anticipato, attenzione a tentativo di Echeverri che più o meno calcia da qualunque posizione. Sì, appena vede la porta tira, però molto spesso ci va vicino, quindi è, finché continua così credo che il signor Gustavo Fermani, l'altro del River, dica vabbè, allora avanti. Ugwu si accontenta della rimessa laterale che poi lascia a De Reuter. Strock con il tacco verso Konadu, anticipato. Viene anche in campo il pallone Barreto, Winters lo anticipa. Qui Barreto dice di non aver fatto nulla, peraltro. Da ventenne, qui più che da decenne, con questo fallo tattico, se ce n'è uno su Winters. Punizione per De Reuter. I lunghi dell'Ajax, De Reuter, così è, pallone verso numero 4 Ugwu, che lo toglie forse anche a Konadu, la palla è sul fondo. Ecco, l'Ajax è superiore fisicamente al River, credo che non sia magari molto elegante, molto romantica come strategia di gioco, però su palloni alti l'Ajax si sta facendo valere, ha fatto già due gol in questo torneo Konadu su calcio d'angolo, sui cross di De O'Neill, potrebbe essere una ottima strategia, certo O'Neill direi che è irrinunciabile in questo momento per questa squadra. Che rimane in panchina però lì seduto. Ancora in panchina. È una precisa strategia, dunque vediamo. Forse è proprio quella di sfruttare la fisicità. O magari far stancare l'avversario e mettere quello che può stancare più di tutti. La partita è in corso. Adesso è De Reuter che riesce a riprendersi il pallone, poi si lotta. L'ultimo tocco è di Ugwu.
riesce a recuperare il pallone in maniera semplice. Ora Konadu anticipato, questa volta la rimessa laterale è per l'Ajax. I difensori del River non spiccano uno sugli altri, abbiamo visto molte squadre con un leader come Colelao, come Guglielmelli per la Roma. Loro non hanno un vero e proprio leader, ma hanno una continuità, una costanza, una pressione, un'attenzione veramente ammirevole per dei bambini di 10 anni, e questo rende agli avversari la vita molto difficile, perché non sono giocatori magari tecnicamente eccelsi, ma hanno un'applicazione davvero feroce, nel senso positivo. Qui un fallo anche piuttosto duro, che non sbaglio, di Strock. No, Konadu è entrato in maniera ruvida sull'avversario e rimane giù. 5 minuti alla fine del primo tempo, 0-2. Ecco qui ancora. Ai. Eh sì, gamba alta, pericolosa. Villalba, se non ho visto male, su Obregón. Ci sarà da recuperare. Ajax è un po' inquieto. Nil si è tolto adesso anche il fratino e sta lì che è pronto a dare una mano ai suoi compagni. Ma che River si scaldano tutti invece, sembra una finale mondiale, sono tutti coinvolti nel riscaldamento. Sì. Chiedo alla regia quanto possibile di magari rivedere l'intervento, anche per tanto essere certi del giocatore che è stato colpito. Eccoci qua. Allora, dunque, si tratta del numero 2, esatto. Sì, è proprio lui. Ai 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 ai, ai, che brutto intervento. Sì, siccome il naso, Villalba, confermiamo, è Jonathan Villalba, colpito da Konadu in maniera volontaria, ovviamente, però piuttosto scomposta. E allora saranno 6 minuti da adesso, dalla ripresa del gioco, quindi circa appunto al 14° del primo tempo. Sempre 2-0 per il River. Il povero Villalba adesso verrà trasportato in ospedale perché ha subito una botta alla testa, e si sa, insomma, si fanno questi controlli anche per gli adulti, figuriamoci, maggior ragione per i bambini. Sì, tranquillizziamo, anche cosciente, sì, ci hanno detto, esatto, che comunque sta bene relativamente, però insomma è più che altro una prassi doverosa, ma nulla di particolarmente serio dovrebbe trattarsi per Villalba. In ogni caso si è ripreso a giocare. E ancora il tentativo dalla distanza con la palla che finisce alta sopra la traversa. Un altro tentativo del River Plate, questa volta con il numero 3. Questa interruzione è un po', diciamo, scombussolato anche il ritmo, i piani della partita. L'Ajax stava da qualche minuto prendendo possesso della metà campo del River. Adesso vediamo cosa succede. Konadu qui, lo scambio con Strock, che però non riescono a combinare i due. Rimessa per il River, dunque l'uscita forzata di Villalba priva il River di un difensore, priva il River di un cambio. Vediamo come a lungo andare la cosa verrà assorbita dai suoi compagni. E allora il pallone per Strock è troppo lungo, senza problemi Jarosevic, che paio di occasioni ha salvato proprio il risultato, non ha permesso all'Ajax di riaprire la partita. Sì, ritmo non particolarmente alto adesso, l'Ajax cerca di riorganizzare le idee. 4 minuti all'intervallo, uno strano primo tempo spaccato a metà dall'episodio di Villalba. Qui attenzione a un Ajax che si mette un po' in difficoltà, River. Nel frattempo che anche Van der Graaf non è rientrato in campo, È vero. Attenzione, Strock segna il gol che riapre adesso la partita. Eccolo lì, lo vediamo in panchina. Tra l'altro Van der Graaf mi è venuto in mente perché appunto, a proposito dei difensori, lui è uno che fa la differenza, però in panchina. Adesso non so se sia perché ha preso una botta o perché donate la caviglia, era stato colpito anche lui nei minuti precedenti all'infortunio di Villalba. Qui Strock intanto si porta a quota 4 in classifica marcatori, agganciando proprio i compagni con Adu e O'Neill. E insomma, gara riaperta. Adesso l'Ajax si è un po' più rinfrancato, sembrava stato un po' condizionato dall'1-2. Bel gol, esatto, anche piuttosto facile, se devo dire. River qui ci aveva abituato un atteggiamento però una difensivo, buona finta di corpo, ecco qui. Sì, si porta il pallone sul sinistro,
C'erano pochi, proprio pochi difensori in area in realtà, River che me l'aspettavo un po' più coperto in questa fase di gara, almeno per arrivare a fine in primo tempo sullo 0-2, invece si è fatto sorprendere. Attenzione, Echeverri che sta per battere un calcio di punizione adesso. Echeverri palla dentro, mette fuori Ogwu. Ancora River che ci prova, ma recupera palla bene l'Ajax. Non riesce a filtrare Ugvu e allora è Angie per questo questa rimessa laterale direttamente dalle parti di Schroeder, che sceglie il lancio in profondità, cercare Strock. Poi Diaz anticipato da Winters, Ugvu. Ancora Diaz, prende palla, numero 3, va via. Tentativo di Barreto, messo giù. Quando i piccoletti, qui nel caso di Echeverri, i piccoletti del River puntano gli spilungoni dell'Ajax, quasi sempre fallo. Sì, l'Ajax non sta lì certo a prendere le botte senza reagire, ma appunto ricambia volentieri e dunque l'Ajax va... Attenzione, spesso a commettere fallo, attenzione alla punizione in mezzo, Ajax che se la cava. Ultimo minuto di primo tempo, River che si trova in vantaggio 2-1, è a sorpresa ma mica tanto, perché insomma la squadra che ha messo in difficoltà chiunque nella prima fase, dal Chelsea alla Juve al Lugano, e adesso sta conducendo sull'Ajax. Va detto, dopo i due gol River non si è fatto praticamente mai più vedere dalle parti di Schroeder, mentre l'Ajax ha preso possesso intanto delle operazioni ma creando poco, perché anche dopo il gol di Strock l'Ajax comunque non si è fatto pericoloso, e anzi qui rischia un po' con un disimpegno un po' leggero, deve retrocedere con Adu, deve aiutarci con Winter, insomma l'Ajax non molto brillante, non è la sua migliore versione del torneo. Intanto il forte fischio dell'arbitro per il fallo di Winters. Ancora il pallone allontanato, si lotta con Adu, ancora cattivo. È un gioco pericoloso secondo l'arbitro. C'è anche qualcosa da recuperare, perché il gioco è stato fermo anche prima del 14esimo. Sì. Attenzione. Dalla distanza Diaz mi pare, finisce il primo tempo e allora 2-1 avanti il River con l'Ajax che ha riaperto la partita. Grazie a Strock vivremo allora un bellissimo secondo tempo tra poco. Si riparte, 2-1 River, primo tempo diviso a metà dall'incidente, dall'infortunio di Villalba che ha provocato uno stop di qualche minuto. River era avanti 2-0 con i gol di Barreto ed Echeverri, e chi se no loro due, e negli ultimi minuti l'Ajax ha accorciato le distanze con Strock. 2-1, River a sorpresa in vantaggio, River che adesso dovrà, immagino, anche fare gara di grande intelligenza difensiva, perché 20 minuti con un Ajax con un potenziale offensivo così importante sono lunghi da passare. Non vedo O'Neill in campo e questa è un'altra sorpresa, Gaia, perché insomma O'Neill è il giocatore più forte, più spettacolare, abbiamo detto, ma non gioca ancora in panchina, mentre anche Van der Graaf in panchina con del ghiaccio, sì, sulla caviglia. Esatto, Van der Graaf colpito duro a metà primo tempo da un avversario, però O'Neill invece 3 gol contro lo United, oltre a gol da calcio d'angolo, gol assist a pioggia, insomma un giocatore determinante per l'Ajax che comunque rimane seduto in panchina. E allora vedremo quando lo vedremo in campo. Intanto River che batte un calcio di punizione, si perde anche un po' di tempo nella migliore tradizione argentina per far passare il cronometro. Pallone lungo che viene allontanato dalla difesa dell'Ajax. Poi la formazione argentina prova ancora dalla distanza senza impedire Setford, c'è stato anche il cambio del portiere dell'Ajax, cioè adesso c'è Setford. Tanto il tiro di Della Cuesta.
River che blocca i rifornimenti, deve andare lungo Setford a cercare lo stacco di Strock. Ancora Strock, poi con Adu Winters, sempre per Strock, che viene anticipato benissimo da Della Cuesta. Poi perfezione il rinvio e il River, alla fine Setford deve allontanare verso Konadu, che riesce a spizzarla di testa. Alle sue spalle non c'è nessuno, allora di nuovo Ajax con un altro fallo, questa volta di De Reuters. Cartellino, il cartellino, sì. Ecco il giallo a De Reuters, secondo ammonito, De Reuter, chiedo scusa, secondo ammonito del torneo, sì, dopo Colela del Paris Saint Germain per un fallo. Questo non era un fallo a munizione secondo te? Ma, magari tutto, sai, hanno chiesto di stare un po' più tranquilli, non lo so, magari c'è stato. Può darsi, ok. Ora Strock, non passa il primo pallone per Winters, passa il secondo per Ange che va giù. Appunto. E c'è Verri, dice basta, anzi no, si trattava del numero 5, forse Rojas, sì, i numeri continuano ad essere poco chiari da questa posizione. Numeri comunque, a caso, insomma. Sì, ma per fortuna sono solo 14 i numeri la nostra possibilità di scelta, altrimenti potevamo andare avanti ancora lungo. Qui però niente ammonizione, ma punizione per l'Ajax. Strock, che pur essendo alto, molto più alto dei suoi compagni, lui che andrà a mettere il pallone in mezzo. Si scalda anche qualcuno in panchina, vedo per esempio il numero 18 dell'Ajax, Nazì, è stato tra i migliori contro il Manchester. Strock direttamente in porta, il pallone che dà solo l'illusione del gol, era comunque in traiettoria Jarovic. Sì, qui punizione difficile. Jarosevic, ma comunque ce sarà la farò abituato, il ragazzo sarà abituato da qualche giorno a essere chiamato in tanti modi diversi. Punizione insomma qui un po' velleitaria di Strock, perché la barriera era messa bene, il portiere era ben piazzato, insomma. Ajax che non ha tantissime idee in questo avvio di ripresa, sta cercando di mettere anche sul fisico, ma il River sta un po' bloccando tutto, anche il tempo che ci mettono i giocatori dell'Ajax per fare passaggi, lanci o comunque soluzioni in avanti fa capire che c'è un po' di difficoltà nel fare il solito gioco, e questo davvero merito al River, che sta mettendo in mostra un'organizzazione difensiva eccellente anche senza stelle particolari dietro. E qua è Diaz che si prende un buon fallo per l'intervento di Angi, intanto c'è un vento veramente fortissimo oggi, c'è anche un po' di nervosismo nei giocatori dell'Ajax. Attenzione, Barreto, no, perché si deve rifare, la palla era in movimento, mi pare. E sta entrando Nazì nell'Ajax, esce un nervosissimo De Reuter, dopo il giallo è stato più volte richiamato dall'arbitro e adesso l'ha tolto il suo allenatore. Oh, attenzione al tiro verso la porta, poi c'è il fuorigioco perché la posizione è stata scoccata prima nel centrocampo, la risposta incerta di Setford, ma poi non poteva intervenire l'attaccante del River a ribadire proprio per fuorigioco, e dunque punizione per l'Ajax. Ma guardate anche con quanta difficoltà e con quanta lentezza l'Ajax non riesce a trovare giocatori a cui dare il pallone. Sono passati 5 minuti. E adesso il pallone verso, ma supera la metà campo e quindi è fallo. C'è un po' di tilt nell'Ajax, River che sta disputando un grande avvio di ripresa, succede un po' da basket, quando sì, il giocatore è sulla rimessa non sa chi darla e la difesa avversaria manda in tilt gli attaccanti. Qui ancora un tiro davanti, non è esattamente una partita indimenticabile, no, questo no, avvio direi di ripresa. No. Non esattamente esaltante, e ora c'è la rimessa per Della Cuesta che cerca Barreto, mi pare. Anzi no, c'è Verri, grande apertura per Diaz, un po' lungo il pallone, Diaz però in qualche modo ne rimane in possesso, cerca anche di andare via Agi, che però con quelle leve lunghe chiude, rimessa laterale per il River, nessuno va a batterla, non so se noti, questo momento no. Di disinteresse totale per la rimessa laterale. Sì, ecco, è esattamente il discorso che facevamo, la rimessa è del River, se non sbaglio, infatti non arriva nessuno a batterla. No, ecco, è bellissimo, questo arriva dal nulla, diciamo, forse questo è un po' il calcio argentino nelle sue pieghe anche più furbe, più interessanti. Attenzione adesso Setford che riesce a intervenire con Adu,
prova a proteggere il possesso, non ci riesce. E Strock che chiude allora su della questa. E rimane seduto O'Neill in panchina, stavo guardando, ma vedo che non ha nessuna intenzione di entrare, no. Secondo me. E allora, vabbè, andiamo avanti. Della questa, magari non sta benissimo. Può darsi, qui c'è un altro fallo piuttosto ingenuo. Fischia forte l'arbitro? No. Beh, si vede che è un arbitro che ci mette personalità anche nei suoi interventi. Qui un fallo piuttosto duro di Nasir, rimane giù con un po' di malizia, secondo me, anche il piccolo giocatore del River. Adesso non voglio accusare di essere il simulatore Ceverri, per carità, però... Con River che da qualche minuto, da questo inizio di ripresa, sta un po' rallentando qualsiasi azione. Vedete anche quanto tempo ci mette a sistemare il pallone il giocatore deputato della battuta, ovvero Rocas. Va Rocas dentro l'area di rigore, il colpo di testa a liberare di Ugvu, allora può partire Anji. L'errore di Anji. E allora è Winters che deve chiudere la ripartenza del River Plate, ma allora, l'ultimo tocco è di un giocatore argentino, o no, rimane a terra un giocatore dell'Ajax, allora si ferma il gioco ancora. C'è Angie a terra, Ajax piuttosto intorpidito in questo inizio di ripresa, che ormai non è un inizio ma siamo quasi a metà, c'è ancora un giocatore a terra, insomma il River, ecco, non eravamo stati un po' facili profeti, Gaia, perché avevamo detto il River, guardate, è una squadra che ogni tanto... non va per il sottile quando si tratta di portare a casa la partita, che è un atteggiamento molto adulto, molto più adulto dell'età di questi ragazzi. Qui Rocas dritto, prendono un po' di tutto, comprese le gambe del numero 2 dell'Ajax, si tratta di Angie, Lioe Angie, e insomma ancora un'interruzione in piedi per fortuna il ragazzo. Non ci sono grandi, come dire, motivi di grande preoccupazione in panchina dell'Ajax, li vedo piuttosto tranquilli per ora, però andiamo avanti. Con la rimessa laterale per il River Plate. Verso Echeverri, poi Barreto anticipato. Ma ancora rimessa per gli argentini, che perdono un sacco di tempo. Di fatto in questi 9 minuti secondo me non si è mai giocato. Sì, sembra davvero una finale mondiale, quasi un quarto di finale mondiale, un di Champions quantomeno, però il gioco del River, il gioco che il River va a nozze, insomma. Winters in qualche modo, poi il pallone inseguito da Konadu, arriva Jarosevic che lo copre. E allora Konadu dice, vabbè, quasi te la porto io lì per il rinvio, visto. Eh sì, quindi sono bambini di 9-10 anni, però insomma la voglia di vincere è chiara e comprensibile naturalmente, dunque River cerca un po' di far passare i secondi in tutto lecito, anche perché c'è un arbitro apposta per punire eventuali perdite di tempo, però insomma i minuti passano, siamo quasi a metà ripresa. E ancora Ajax che ci prova con queste palle alte, però in qualche modo Winters prova ad arrivare sul pallone, ci arriva Ugvu che controlla, poi il tocco corto, ma attenzione al River con Barreto che non sbaglia, doppietta di Barreto al 10° minuto del secondo tempo, 3-1. Tutto in campo, la panchina del River, qui Ajax davvero sorpreso, Ajax che non ha un atteggiamento, una concentrazione degna di un quarto di finale, adesso si sta arrabbiando molto il numero 4 dell'Ajax, Ugu, con i compagni, perché davvero hanno un po' dormito, e qui Barreto ha avuto tutto il tempo per andare, prendere la mira, posizionarsi, destro facile, porta vuota, ma insomma Ajax che ha aperto un'autostrada all'avversario adesso. Ancora River... esce con le mani qui Setford. O'Neill è in piedi, ma l'Ajax non decide di non metterlo in campo e adesso non vogliamo aprire casi che ovviamente non sono, però fa scalpore Gaia, insomma ci aspettavamo un giocatore decisivo, invece per ora in panchina per 30 minuti. Avrà detto qualcosa però, o non sta bene o è successo qualcosa. Ci motivi per... caratteriali. No, o magari non sta benissimo. Chissà, può darsi, però ha fatto tre gol. Ha fatto tre gol con lo United meno di 5 ore magari fa. Magari stamattina ha fatto qualcosa, vabbè, ha rubato la merenda. Certo. Master per Winters intanto nell'Ajax. Andiamo un po'. C'è la formazione olandese, il tempo c'è, 9 minuti c'è tempo per fare anche più di 2 gol, però intanto si gioca molto poco. Appunto.
sappiatela questa. Sono stati 50 secondi abbondanti da quando è uscito questo pallone prima. Vabbè, River che conosce bene le malizie del calcio latino, diciamo così. Pallone avanti, attenzione a Conadu che protegge, cerca di tenere il possesso, viene però chiuso e poi è lui stesso che va a deviare in rimessa laterale, ma sempre per il River Plate. Una grande voglia di riprendere a giocare River. Pallone passa Okwu. Quando è uscita durante la rimessa. Niente, si gioca più. Niente, un quarto d'ora c'è stato un gol di Barreto e null'altro, direi. Beh, un po' davvero insolito per la rimessa del River. Diceva andava ribattuta la rimessa. Si è perso un minuto abbondante per che questo accadesse. Non so quanto recupero verrà concesso, spero molto. Attenzione, attenzione. Però Eceverri da lì potrebbe calciare. Qui Setford si salva. Grande non parata. Gira abbastanza però il destro di Eceverri. Qua c'è il fallo di Conadu. Però col piede Setford, bravissimo, con il piede alla Buffon, questa parata con il piede sinistro del portiere dell'Ajax per dire di no a Eceverri, che di solito davanti al portiere è una sentenza. Punizione ancora River, che sta avendo di fatto l'unica occasione di questo secondo tempo. Ancora Setford. Recupera il possesso per l'Ajax. Problemi ancora nel far ripartire i suoi, però da qui può rinviare oltre la metà campo e lo fa. Ancora un fuorigioco. Allora il River fa così: quando c'è una punizione tira in porta. No, ma in realtà questo era un rinvio con le mani, quindi. Oh, entra O'Neill intanto. Entra O'Neill dopo 33 minuti. 6 minuti e mezzo per incidere. Punizione per l'AI e per il River, che adesso credo la calcerà in avanti come al solito, perché non hanno neanche grande intenzione di portare troppi giocatori in avanti, vogliono star dietro a difendere il risultato. Infatti, quindi anche stavolta buttano avanti. Intanto un'occasione però. Sì. Pallone buttato perché insomma l'Ajax si distrae e qui ancora Barreto calcio alto. Vediamo un po' se O'Neill dà la scossa. L'Ajax è davvero sconcertante a tratti questo secondo tempo. Angi viene fermato, poi ancora una volta il River, attenzione Eceverri, l'uscita di Setford a spazzare la propria area, poi la fisicità di Okwu, Möster, Nazzi. Pallone in avanti, troppo facile però per la difesa ben piazzata del River. Möster, ancora Nazzi, poi l'errore grossolano di Angi, attenzione perché libera una prateria dove c'è Barreto, Okwu ci mette una pezza. Augusto facendo quello che di solito fa il suo collega Van der Graaf, che è fuori. Che però segna anche dei gol ogni tanto. Però sta tenendo in piedi la difesa dell'Ajax. Attenzione questo... Barreto però, per Eceverri. Cinque minuti, 3-1 per il River. Manca 5 minuti, Gabi, ormai la partita è finita. Sembra che non sia mai iniziata in realtà per molti versi. Secondo tempo... Chissà quanto c'è da recuperare. Sta per entrare intanto l'attaccante Roberto. Roberto, no? E il Trenza. Questo è il 3-1 di Barreto, che ha bella finta di corpo, ha approfittato di una leggerezza. Questa è un'esultanza che non so, bisogna andare sul calcio argentino per capire la natura di questa esultanza. In ogni caso 3-1 River, uscito Barreto, entrato Roberto. O'Neill non riesce a toccare il suo primo pallone e allora Setford. Va a recuperarlo, intanto è andato via un po' anche il sole qui a Caorle. Tanto vento, un po' di afa, Nazzi. Cambia gioco a cercare Conadu che deve proteggere. Questo possesso non riesce. Pallone verso Eceverri, attenzione Setford con una traiettoria strana del pallone. Condizionata dal vento, Nazzi intanto va giù dopo un intervento un po' duro, problema alla caviglia per Nazzi. Ruperto che non si è mai distinto anche nella partita con la Juve per Trenza per andare troppo per il sottile. Qui
Eccolo qua. Ecco il Trenza. No, non era, questa è l'uscita di Barreto con l'abbraccio, che bello. Abbracciato dal suo inglobato, allenatore. Inglobato, perché abbracciato. Sì. Due gol, tra l'altro fin qui sta decidendo la partita, viene in gesto, questo molto bello. No, quello che posso dire è che l'arbitro, insomma, meno un giallo a uno del River, giusto così per la soddisfazione, poi sì, anche perché ne ha tirato mi sono anche simpatici, ci mancherebbe, esatto, cioè, è stato dato all'Ajax che tutto sommato, peraltro per un fallo neanche così brutto. 3 minuti, vediamo quanto ci sarà da recuperare, ma l'Ajax intanto deve accorciare le distanze. Poi qui però sbaglia, allora Ogvu recupera. Ora Ogvu riesce a tenere in possesso il pallone, poi Möster si distrae un attimo. Allora O'Neill, ecco, forse il primo pallone è toccato da O'Neill, subito un dribbling. Poi Nazzi prova ad andare per vie individuali al cross. Attenzione con Adu, riesce a mettere nuovamente in mezzo, la porta vuota, ma nessuno riesce a colpire. E allora ci prova O'Neill col sinistro. Prima volta pericolosa adesso l'Ajax, al 18° del secondo tempo. Prima volta in cui River sta un po' sbandato in questo momento in difesa, ma in realtà l'Ajax non sta neanche mettendoci troppa fretta per recuperare questo risultato, e dovrebbe farlo. Vediamo O'Neill qui. Intanto grande vento, grandi folate, volano via anche un po' di ombrelloni. Attenzione all'errore del portiere, fuori, errore clamoroso da parte di Ogvu, e qui forse sfumano le residue chance dell'Ajax di riportare a casa questa partita. E allora il Trenza che fa proseguire per Echeverri. Möster arriva per primo su questo pallone, se lo trascina direttamente fuori però. Il Trenza, ogni argentino che si rispetti, ha un soprannome, un apodo fino alla sua tenera età, e il Trenza credo che sia perfetto per il buon... Magari lo è, noi lo stiamo dicendo tanto per dire. Magari lo è davvero. Tanto Ogvu... Ehi là, perché qui un altro fallo. Un placcaggio rugbistico. Duro Rojas. Stanno un po' perdendo i nervi anche i giocatori dell'Ajax, piccoli giocatori dell'Ajax. Partita davvero scorbutica, partita davvero antipatica. Nazzi. Pallone per Angie, che però lo calcia avanti un po' a caso. Allora Angie ancora con un buon numero qui, evita l'attacco in pressing del River con Adu, perde palla. Attenzione allora, ripartenza del Trenza, va inseguito da Angie. Il tiro un po' schiacciato, addirittura Setward con i piedi. Per Möster poteva far meglio qui Roberto, c'era Echeverria che aspettava il pallone. O'Neill qui guadagna rimessa laterale, 50 secondi più recupero, vediamo quanto sarà. Poi ancora Möster, non passa il pallone, passa invece Della Cuesta che cerca di mandare Echeverri, che ha ancora energie per correre verso questo pallone e per far sbagliare Angie. Calcio d'angolo a 30 secondi dal termine. Atteniamo la segnalazione del recupero, almeno 2 minuti secondo me dovrebbero esserci, poi vedremo, c'è stato anche l'infortunio del... Intanto mi pare che entrerà Dadin. Sì. Dadin per Echeverri, cambia i due attaccanti, mette le torri in questo momento il River, che con grandissima calma va a battere il calcio d'angolo, non porta neanche un giocatore in area, ce n'è uno solo, c'è solo Ruberto in area. Il River la tiene lì, potrebbe anche pensare di tenerla lì, invece la batte in mezzo. Quasi arriva Roberto. Si dimentica di prendere il pallone, alla fine però prende una rimessa e guadagna un sacco di tempo prezioso. Non sembra crederci molto più neanche l'Ajax adesso. Un minuto di recupero, facendo l'arbitro. Ancora lì. No, queste sono proprio malizie da grandi, e il River sta proprio ha portato la partita dall'inizio alla fine come volevano loro. L'Ajax si è un po' boccato, va detto, ci stanno bambini, si è un po' fatto irretire da questo gioco del River molto più adulto di quanto dica la carta d'identità, e alla fine sono con merito quasi ormai in semifinale. E attenzione perché Setford deve uscire sul Trenza. Ma finisce qui, vince il River 3-1, la doppietta di Barreto, il gol di Echeverri, e poi con Strock che aveva accorciato le distanze alla fine del primo tempo, poi però appunto l'altro gol di Barreto ha chiuso la partita. River 3, Ajax 1.